Benvenuti, benvenuti in una nuova puntata del Luca Toselli Show. Ufficialmente è la terza puntata e io sono un mix di emozioni, sono veramente eccitato, sono veramente gasato. Buongiorno, signor Luca Toselli. Salutiamo Fabio Gaz, ci scusiamo per avergli rubato l'iconica frase, ma sapete com'è, da Juventino mi piace appropriarmi impropriamente delle cose degli altri, devo rubare. E a proposito di Gaz, rimaniamo sull'argomento per andare a parlare di FIFA 19, come potete vedere da questa nuova super mega scrivania. Guardate qua che bella la collezione di tutti i miei titoli. Se siete entrati attratti dal titolo, pensando di vedermi giocare un'altra volta, una puntata della carriera o di qualsiasi altra cosa inerente a FIFA, mi dispiace per voi, ma non sarà così. Siete liberi di uscire, di lasciare un dislike, un commento negativo. Io sarò sicuramente felicissimo di questo. Se invece siete ancora qui, siete rimasti curiosi di capire dove andrò a parare, benissimo, preparatevi perché dalla mia bocca usciranno un milione di parole. Sto letteralmente disintegrando il mio disco di FIFA 19 perché erano anni che non riuscivo a trovare il tempo durante il weekend di mettermi lì davanti alla televisione e di perdere ore e ore in avventure di gioco. Lo sapete benissimo, il lavoro mi porta via tante ore e quindi l'unico momento che ho per rilassarmi è durante il weekend. L'anno scorso la carriera allenatore mi imponeva di registrare proprio durante quei giorni e quindi non riuscivo ad avere un pomeriggio tutto per me da concentrare interamente sul giocare a FIFA. Quest'anno invece investo le mie ore di svago in Division Rivals e Weekend League e sì, diciamo, mi diverto tanto di più e mi incazzo tanto di più. Rispondo subito, lo faccio adesso. No, la risposta è no. Non farò video o live a riguardo perché comunque il format del canale è ben orientato ormai sullo show, ma avevo qualche parolina da dire anche su FIFA e ho pensato bene di scriverci una puntata a riguardo. Era solo per farvi capire che comunque nonostante FIFA non sia più l'argomento del canale, sono rimasto sempre il solito bimbo minchia che appena ne ha l'opportunità perde e butta via tantissime ore davanti alla PlayStation 4. Lo so, probabilmente morirò così. Ma attenzione, ma c'ho ma, c'ho ma, c'ho ma. Appena inserito quest'anno il mio disco all'interno della mia PS4, ho notato subito una cosa. Non ci sono le stagioni online in FUT! Non ci sono, le hanno tolte! Perché? Perché le hanno tolte? Io compravo FUT tutti gli anni e giocavo praticamente solo a quelle. Dove le hanno messe? Ditemi dove cacchio le hanno messe! EA Sport infatti è stata molto intelligente. Via le stagioni online dentro le Division Rivals per accedere poi alla Weekend League. Effettivamente l'esperienza di gioco diventa più adrenalinica ed interessante perché sei praticamente obbligato a giocare all'interno di determinate finestre temporali per poter andare a giocarti e a vincere i premi più ambiti. Io sono pressappoco un dinosauro, infatti gioco a FUT come potete vedere sin dal 13. A quei tempi era indispensabile comprare Ogbonna e Chiellini da mettere in difesa e Di Natale e Balotelli, quello arrivato dal City al Milan a gennaio. Con quei quattro lì in campo tu potevi sfidare anche Gesù Cristo, nostro Signore sceso in terra! Che non c'era possibilità, avevi già vinto in partenza. Anzi, in realtà una possibilità di sconfitta c'era, ma dovevi trovarti di fronte una persona in particolare. Dovevi giocare contro di lui. Esisteva infatti una carta, una determinata carta in particolare, che rappresentava un giocatore. Non un giocatore come gli altri, un attaccante. Non un attaccante come gli altri, un attaccante molto forte, uno dei migliori giocatori nel mondo, uno dei migliori giocatori della storia del calcio. Il miglior giocatore della storia del calcio era fatto in quella carta. Come? Come dite? Van Basten? No. Messi? No! Francesco Totti. Ronaldo Luis Nazario de Lima, meglio conosciuto come Ronaldo il Fenomeno. Maradona? No! Cristiano Ronaldo? Bene, ora con Ilenia De Sena siamo riusciti ad avere anche le veline all'interno del Luca Toselli Show. Il prossimo passo sarà sicuramente il Gabibbo. Questi e tantissimi altri giocatori sicuramente sono candidati ideali come migliore della storia. Ma non vi siete neanche avvicinati. Il calciatore in questione era completamente un altro.
Infatti il ragazzone del quale stiamo parlando non è una leggenda di stampo mondiale del calcio del passato, ma solamente un povero diavolo che per qualche strano motivo, qualche coincidenza, si è ritrovato invincibile all'interno di una serie di videogiochi inerenti al calcio. Colombiano, di colore, del Cagliari, buggatissimo. Ovviamente stiamo parlando di Victor Pisellone Ibarbo. E chi gioca a FIFA da tanto tempo sa benissimo di che cosa stiamo parlando. Ma andiamo a vedere che cosa è stato in grado di fare durante la sua appassionante carriera questo giocatore per permettergli di diventare una macchina da gol indomabile, un bomber che ha rotto milioni e milioni di joypad dei giocatori per la rabbia. 130 partite in Serie A, divise tra le maglie di Cagliari e Roma, per la bellezza di 15 gol segnati. Attenzione, attenzione, perché stiamo parlando della mirabolante media di 0,11 gol a partita, eh! Ora spiegatemi come cazzo hanno fatto a rendere Ibarbo così dopo uno score così imbarazzante! Ma questo è sempre stato così e probabilmente sarà sempre così, perché all'interno di FIFA ci sono sempre stati tantissimi giocatori buggati. Benteke, Dumbia, Zaha, Musa e tanti altri che non sto a citare perché sennò ci viene la notte addosso. Il punto focale però da tenere bene a mente è sempre uno solo, cioè che FIFA, abbiamo appena visto, non è spesso indicatore di veridicità. Ma questo non è mai stato in dubbio, o almeno lo spero. Stiamo parlando infatti di un gioco dove puoi partire dal portiere, scartare tutti i giocatori avversari, saltare anche il portiere dell'avversario, segnare di tacco e poi esultargli in faccia con la dab. Questo neanche accenna una reazione. Il problema vero e proprio però di FIFA e dei videogiochi in generale è quello di riuscire a catturare praticamente il giocatore e a farlo entrare all'interno del gioco. Come dicevo prima, infatti, l'assenza delle stagioni online mi sta obbligando, tra virgolette, a giocare alle Division Rivals e ovviamente alla Weekend League, imponendomi quasi, è quasi un obbligo, di giocare a quelle famose 30 partite, perché so benissimo che se gioco quelle 30 partite poi posso ottenere un premio molto più importante. Ed ecco che la trappola è servita, ahimè. Luca, hai mangiato la foglia, hai fatto cadere il bastoncino e anche FIFA. Dicevamo che ho fatto cadere il bastoncino e quindi la scatola da scarpe che era sorretta proprio dal suddetto ramo mi è caduta addosso e mi ha intrappolato. Sono diventato vittima, schiavo di un videogioco. Mi sto rendendo conto che in ogni puntata dello show prendiamo una parola in particolare e la riutilizziamo per scriverci il testo intorno, ma avete presente la parola dipendenza? Spesso viene usata per indicare un frequente e costante abuso di sostanze allucinogene, quali possono essere droga oppure alcol, ma anche in questo caso potrebbe indicare qualcosa di estremamente pericoloso. Il gaming disorder, infatti, è qualcosa di concreto e di grave che molto spesso viene sottovalutato, anche purtroppo dal sottoscritto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2018 ha infatti etichettato questa patologia come una vera e propria malattia mentale, in modo da poter effettuare delle diagnosi per poter poi curare questo disturbo. E cavolo, malattia mentale è un termine pesante, forse anche cattivo, da dover attribuire a un disturbo legato ai videogiochi. Mi sono preoccupato della mia di salute mentale l'altra sera, durante la partita di Champions League tra Juventus e Manchester United. Pochi minuti prima del fischio d'inizio, ho voluto giocare una partita FIFA 19 per rilassarmi dopo una lunga e stressante giornata di lavoro. Ho utilizzato la mia Premier League, dove in attacco, tra gli altri, possiamo trovare Gabriel Jesus e Alexis Sanchez. Al termine della pratica, ho spento la mia PS4, sono andato giù, sul divano, in soggiorno, e mi sono preparato, pronto a gustarmi una bellissima partita di calcio nella quale sicuramente la mia Juventus avrebbe espresso un gioco spumeggiante, sicuro, e nella quale avrebbe conquistato la vittoria. E invece eccola qua, la mia Juventus ha addirittura perso, ma di questo abbiamo già parlato sul profilo Instagram, quindi non vorrei tornarci sopra ulteriormente. Grazie. C'è stato un momento nel primo tempo della partita in cui Sanchez ha provato ad attaccare la porta partendo dalla sinistra, palla al piede. La difesa della Juventus si è mossa molto bene, con i tempi giusti, e grazie a questo è riuscita tranquillamente ad evitare la minaccia. Eppure in quel frangente le mie sinapsi cerebrali erano ancora collegate al dannato FUT 19. Ricordo infatti chiaramente di aver pensato, e non ve lo nascondo, lo dico magari con un po' di vergogna, no! No, no, dai, dovevo saltarlo meglio Bonucci, magari la prossima volta che ci riprovo ce la faccio e riesco ad andare in porta per fare gol. Cacchio, dai Luca, dai, che fai?
Non puoi aver pensato di essere ancora all'interno della partita che hai giocato alla PlayStation. Quell'Alexis lì era quello vero, non quello che hai comandato fino a 2 minuti fa con il tuo joystick. Quello era un calciatore in carne ed ossa e stava provando a fare del male alla tua Juventus. E tu invece che cosa fai? Invece di essere contento che la tua squadra del cuore non abbia subito gol, ti arrabbi perché il giocatore avversario non è riuscito a segnare, pensando di essere tu a comandare quel giocatore lì. Certo, ero sovrappensiero e tutto questo che vi ho raccontato magari in qualche secondo è durato meno di un istante, è stato proprio un flash. Ma ovviamente ne sono rimasto preoccupato. Credo di essere ipocondriaco ogni tanto quando voglio. E quindi sono andato a informarmi un attimo su internet, grazie a Google, e sono riuscito a trovare questo articolo. Sono rincuorato perché sicuramente è stata una situazione passeggera, non qualcosa che persiste all'interno della mia mente e che dura da anni. Per fortuna ho un lavoro vero che non è YouTube e tanti impegni, e quindi il mio tempo da dedicare a giocare ai videogiochi è molto scarso. FIFA è infatti un hobby, così come lo è anche YouTube, così come lo è il calcio all'interno della mia vita, così come lo è Magic the Gathering. E sono tante cose che mi fanno piacere, mi piace giocare a tutte queste cose, mi piace praticare queste cose e mi fanno staccare un attimo dal solito tram tram di una giornata altresì noiosa, grigia. Eppure, come in tutte le cose, bisogna stare attenti a non esagerare, perché le dipendenze sono qualcosa di serio e possono portare a problemi ben più gravi come la depressione. Ultimamente infatti sento di avere sempre meno energia vitale e sempre meno voglia di fare le cose. Per dire, da un mese a questa parte non ho più lo sbattimento di uscire al venerdì sera per farmi una birra con i miei amici, ma preferisco rimanere in casa, concentrarmi con YouTube e con tante altre cose, tra cui giocare a FIFA nell'intimità della mia cameretta. A 26 anni, quando dovrei essere il capo del mondo. E ragionandoci sopra mi sono accorto di un particolare abbastanza preoccupante che mi ha spaventato. Tutto questo è iniziato esattamente il venerdì sera in cui ho acquistato la mia copia di FIFA 19. Dovrò sicuramente starci più attento e anzi, sicuramente lo farò, perché penso che la mia salute mentale, oltre che quella fisica, debba essere prioritaria rispetto a un videogioco. Pure mi metto nei panni di chi, fortunatamente, sfortunatamente, non lo so, ma ha più tempo libero di me e quindi riesce a gettare, a buttare le proprie giornate, le proprie nottate a giocare con delle console virtuali. Ricordo bene che da ragazzino mi disintegravo a giocare al Game Boy e a Pokémon e ne sono convinto, tuttora ci ripenso, è stata una bellissima infanzia, è stata divertentissima. Eppure ripensandoci oggi con la mia testa, con la testa che ho al giorno d'oggi, sono stato esagerato. Non mi è mai capitato di non volermi lavare, di non voler dormire, di non voler mangiare, anzi mangio tantissimo, dormo tantissimo. So che però sono sintomi che accompagnano, che caratterizzano queste persone che soffrono di questo disturbo. Quindi state attenti. Quindi se avete qualche sintomo preoccupante che deriva da una sessione intensa o comunque ripetuta nel tempo di videogiochi, vi prego di parlare con un adulto o comunque con un esperto, con qualcuno di competente. È meglio sempre fare un mezzo passo in avanti piuttosto che andare a rischiare di finire all'interno di situazioni ben peggiori. Vado a leggere infatti un dato preoccupante di questo articolo che ho trovato sul web. Anche in Italia, secondo la ricerca ESPAD 2018, sono 270.000 i ragazzi che nei confronti di internet hanno un comportamento a rischio dipendenza. Ricordatevi che la vita reale è una sola e quella non va assolutamente buttata via. Come dicevamo prima, FIFA, come tra l'altro qualsiasi videogioco, non è mai vicino alla realtà. Infatti Barbo non ha mai fatto niente per meritarsi quelle caratteristiche, invece all'interno delle nostre console faceva cose che Gesù sposta di proprio che non sia nessuno. E adesso che ci penso, forse avevano ragione quelli che nei commenti dei miei video precedenti mi dicevano di volare basso, di non tirarmela, di non voler parlare di calcio, perché in realtà su web sono diventato famoso giocando a FIFA e che quindi le due cose sono veramente distinte. È vero, è verissimo, ma sono anche dell'idea che io e il calcio abbiamo qualcosa di più di questo. Io e il calcio abbiamo un collegamento speciale che ci impone di essere legati. Infatti se una puntata del Luca Toselli Show, di questo teatrino che ho voluto mettere su per passare qualche ora in vostra compagnia, parte da un argomento come il pallone e arriva a dire cose che paradossalmente, se proprio ci penso, ma può succedere, potrebbero salvare vite,
Beh, allora capisco che internet, che una videocamera, che la mia parola, sono tutti mezzi potentissimi. Internet è veramente qualcosa di sconvolgente. Quindi sì, continuerò con lo show, continuerò ad usare i videogame, continuerò ad usare internet, ma dovrò stare molto attento a non cadere completamente dentro questa trappola. Sicuramente non voglio essere etichettato come malato mentale solo perché ho ecceduto all'interno di una mia passione. Come dicevo prima, infatti internet è un mezzo potentissimo, anzi no, internet è un posto bellissimo, ma deve essere utilizzato in una certa maniera. Instagram, ad esempio, mi sta dando la possibilità di dare voce ai miei pensieri post partita, che vengono sempre apprezzati da buona parte del pubblico. Così come può capitare di essere addirittura stimati come persona al di là dei contenuti che sto continuando a portare all'interno dei miei social network. Questo infatti è quanto mi è accaduto con Francesco Nardi in arte comics. Francesco infatti si è offerto di farmi una caricatura pezzo forte del suo profilo Instagram e io volevo rendergli omaggio nel modo migliore, quindi ho deciso di collegarlo a una puntata del Luca Toselli Show. Questa foto infatti la caricherò al più presto sul mio di Instagram e taggerò Francesco, potete vedere tanti altri lavori sempre inerenti al calcio all'interno del suo profilo. Avete visto? Basta sempre analizzare da più punti di vista un determinato argomento. Infatti la tecnologia può essere sì un'arma a doppio taglio, ma se prendiamo solo il buono, ecco che allora abbiamo disposizione qualcosa di magico. Dopotutto io non sarei qui in giacca, camicia e papillon e tuta al posto delle braghe e voi non sareste dall'altra parte dello schermo se non fosse proprio per internet. Questo episodio del Luca Toselli Show non avrebbe motivo di esistere. E questo episodio in particolare, per l'appunto, non so bene come andrà, perché potrebbe essere un successo incredibile o un flop colossale, dato che è un argomento particolare quello che è stato trattato. Per questo sono curioso di conoscere anche la vostra di opinione, la tua. La tua opinione che mi stai guardando in questo momento. Ti invito a scriverla qui sotto nei commenti e se ti è piaciuto di lasciare un mi piace. Ciao a tutti ragazzi, buona serata e grazie per la visione di questo ennesimo episodio del Luca Toselli Show. Basta, abbiamo finito. Ciao Luca. Ciao ciao ciao. Ciao 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 ciao.